Ciao gamer, facciamo un gioco. Ipotizziamo che tu compri uno Structure Track in questo esatto momento. Inizi a giocarci e ci stai subito in fissa. Non importa se non sai giocare, tanto il gioco ti piazza direttamente contro Marcello Barbera al tavolo 1 dell'ICS. Buonasera, siamo in live con i membri del CGT e appunto parleremo della imminente Banned, che anzi non è più imminente perché è appena uscita. Allora, io darei subito la parola al buon Stefano, che è qui con noi. Abbiamo anche il buon Francesco, abbiamo anche il buon Ropi. Allora, diciamo che facciamo partire subito il commento per Stefano, che poi deve scappare. Guarda che bello uomo. Innanzitutto mi ripresento, campi per gli amici, giocatore cancer. Il cancer ovviamente è la cosa più bella del mondo, l'oppo non deve giocare a questo gioco. C'è la Floodgate e lui non gioca. Questo è Yu-Gi-Oh! Perfetto. Vabbè. Cosa ne pensiamo di questa Banned? Che ovviamente non abbiamo visto, ragazzi, perché non lo sappiamo. Infatti io spero che Electromite sia uno, che Joker sia uno, che Astro sia uno, che Draco Face Off sia tre, che Inister sia tre. Io spero che ovviamente sia una Banned ricca di sorprese. Facciamo così, diciamo sta merda di parte e ognuno cerca il cazzo che vuole per ordine. La prima carta. Dragon Master Destruction Sword. Oh no! Allora, commento mio, volevo giocare Zodiac, meno male che è bannato Dragon Buster. E va bene, quindi va bene così. Assolutamente cancerogena, cioè io che sono un giocatore di cancer mi vergognerei a giocarla. È giusto che sia bannato, assieme a due o tre negazioni è uno skip turn, non ha senso. Perfetto, ma lasciamo parlare per un secondo qualcuno che non ha giocato a Pokémon fino a qualche mese fa. Francesco. Come ho detto l'altra volta, sto cazzo di Buster Dragon non ci sta che sia bannato, perché se avessero toccato Union Carrier, Dragon Link poteva giocare il Dragonite livello 8, l'Eivaten, e trovavano il modo con il loro Link e Buster Blader di millarselo e equiparsi. Quindi secondo me ci sta che sia bannato, cioè okay. Sono contento. Roberto vuole spendere una parola? Ok, è morto, sono felice. Ok, perfetto, più rapido di così si muore. Abbiamo la seconda carta abbastanza stronza, che è l'Incross. Wow, l'Incross onestamente mi è abbastanza indifferente perché le combo le fanno lo stesso. Avrei preferito vedere Alkifibrax piuttosto che l'Incross. Quindi c'hai un player medio, perfetto. Poi, no, sto scherzando, giustamente, giusto così. No. È giusto, allora Francesco al volissimo. Per me ci sta come carta, cioè preferisco vedere questa adesso che Alkifibrax. Non lo so perché, detto sinceramente. Più che altro perché comunque l'Incross lo gioca nei combo, cioè Alkifibrax non è che lo stanno a giocare solo nei combo. L'Incross lo può giocare anche Altergeist per farsi search, cioè è molto più generico, quindi è giusto che sia bannato. Era una carta che dava molto fastidio, però diciamo che Nidalefiber può ancora vivere magari ancora un formato. Ovviamente, l'Incross anche lui è un bel cagamicchia, anche Altergeist, però uno dei due doveva essere toccato, o anche Aurora. Uno dei tre andava tolto. Diciamo che l'Incross era giusto. Giustamente ci sono tre Nidalefiber e Electromite a zero. Robby, tu cosa ne pensi di l'Incross? Scelta giusta. Perfetto, Robby sa quello che vuole, non si oppone, è giusto così. Carta poi interessantissima. Parliamo di Smogranate, quindi la carta più problematica del formato. Io ho stappato lo champagne quando ho visto Smogranate bannato. È orribile giocarla addirittura in Metagot. Quando ai miei tempi facevano Girfried il Cavaliere di Ferro, Smogranade scarto o attacco con catena spacco 1, cioè già lì Smogranade era cancer. C'è trappola, guarda, botola bannata, però no Smogranade. È giustamente così. C'è un meta di adesso in cui è pieno di entrap o comunque carte che magari non si possono negare, come, vabbè, cito Super Poli, o carte che possono ribaltare il terreno. Avere una carta che ti fa guardare la mano è un vantaggio troppo grande in questo meta. Io intanto farei un salutone a tutti i giocatori di Infernobili che adesso si guardavano solo la mano, adesso guardatevi la mamma, che è la cosa migliore. Un salutone a Infernobile, grazie mille. Eravate appunto uno contro uno in questo meta Infernobile Dragon Link, adesso Dragon Link vi scoppa il culo, giustamente, con tutta la buona volontà, senza offendere nessuno, mi raccomando. A non tutti dispiace prenderlo nel culo. Giuro che è un caso, fra che sei inquadrato. Poi, allora, proprio un commento su Smogranate. L'ho venduto a 20 euro 2 mesi prima della Banned. Io Roby lo adoro perché dice le cose giuste e ti fa sentire meglio. Allora, fra citava giustamente Mermail. Purtroppo Mermail fa cagare, grazie al culo. Però,
c'è da dire che effettivamente anche Mermaid c'ha quella merda di Mulin Glacia, c'ha la tra quella cosa nuova e tutto, però ragazzi è un mazzo da gente che gli piace l'uccello. Per Smogranade effettivamente era una carta veramente di merda. Pensate anche alla side che avevate contro Infernobile, contro Dragon Link, che potevano sintarvela. Poi avevate Mina e poi Mina non ce l'avevate più, dispariva magicamente. Questa cosa qua non andava bene. C'era il fatto di Alpha, potrebbe anche essere una commerciata per vendere anche le robe che sono uscite nuove. Alpha, ad esempio, non si poteva vendere se c'era Smoke. C'era gente che voleva giocare i Kaiju nel meta scorso. Cosa mi riferisco a te, Bricchino? Adesso lo puoi fare senza problemi perché non c'è più Smoke. Esatto. Adesso i Kaiju li giochiamo, li prendiamo anche con le realtà migliori. Okay. È stata un'idea fantastica. Vorrei ricordare solo che Smoke Granade è stata ristampata in un OTS. Basta. Esattamente. Campanellino dall'alto. Perfetto, al volissimo, limitate nessuna, perché giustamente non ci sono carte da limitare, ce ne sono soltanto 7-8, mentre semi limitate, della serie, quando non te ne frega un cazzo le carte tornano, True King del cazzo Return, non so per quale cazzo di motivo torna True King del cazzo Return e Astro sta contando le fragole che c'ha in camera, però vabbè, a quanto pare così succede. Mi spieghi ste perché True King Return è tornato a 2? Si chiama Return e quindi ritorna a 2. È ritornato a 2, giustamente, anche Stefano ha fatto la sua. Onestamente pure questa poteva tornare a 3. Non capisco che potevano anche metterla a 4 e almeno la usavo per fare i regali di Natale. Per quanto io voglia bene a True Draco, il fatto che sia tornato a 2 non potrebbe fregarmene di meno. Sì, non cambia assolutamente niente, raga, una merda. Cioè, noi stavamo ragionando che praticamente se tornasse a 3 Return, metti magari a 2 Dynamite e non può comunque tornare Masterpiece perché appunto il mazzo farebbe solo Masterpiece Panam. Però anche lì metti 3 Dynamite e 3 trappole, che cazzo me ne frega, cioè la gente gioca altre, hai scritto, c'ha 3 Extravagance, perché devo giocare un mazzo che sta mono, la consistenza va a puttane, non ha assolutamente senso. Chiudiamo questo discorso, siamo rimasti fin troppo su una carta di merda come Return. Allora, il discorso è quello, le carte che sono tornate a 3 sono quante? 5 se non sbaglio. Allora, Graf e Cir, non me ne frega un cazzo, allora. L'avevano detto tutti quanti, Lore era l'unico che dubitava che potessero tornare, ma obiettivamente non fanno assolutamente un cazzo ste carte. Inizio 2021. No, esatto. E Stefano si è bloccato mentre sta per dare un pugno a un bambino. Sei lì lì che stai per dire qualcosa, ma non ce la fai. Eccolo, è tornato, è tornato. No, sta sorridendo come un pedofilo ancora. Madonna santa, Stefano. Siamo rimasti al punto che io sono crashato perché Cir e Graf, la mia mente non riesce ancora a concepirli. Però dai, BAPK leggermente più forte. Ma raga, no, cioè nel senso, io mi ricordo Cir e Graf a 3 quando erano tipo nazionale 2015, quando la gente lo giocava con le trappole, ancora non c'erano i PK. Allora, quando mai parli di BA, io ho paura di Dante la fusione. Cioè, capiamoci. Sì, sono ancora, ma è 2016 quello. 2015 non c'era ancora la fusione. Fare una merda di cosa non cambia assolutamente nulla, perché alla fine è una previsione del cazzo. Vedremo che cosa fanno. Saranno un engine per rubini? Saranno un engine per PK? Assolutamente sì. E la gente lo giocherà puro? Sì, che cazzo cambia. Più consistente il mazzo, sti cazzi. Cosa cazzo è tornata tra? Che rituale è fra quello che io non so? Mandaigus, carta assolutamente... Quella che allora, risciapola 5? Risciapola 5, basta. Che se non sbaglio, ragazzi e ragazze, voi non lo sapete, e mi rivolgo ai nostri amici teleascoltatori, voi non sapete perché Mind August è stata messa 1 nel 2013, e adesso ve lo dice lo zio Nico. Mind August è stata messa 1 nel 2013 perché andava in combo con One Day of Peace. Cosa succedeva? Era un FTK, nel senso che tu continuavi a pescare, risciaffolavi 5, continuavi a pescare, rimettendoti cazzo di One Piece di merda nel mazzo, e faceva perdere all'opo. Infatti quella banner lì avevano bannato Ptolemy M7, One Piece e One Day of Peace e quei due cazzo di rituali di merda, proprio una banner un po' del cazzo. Le ultime due sono appunto carte che hanno messo a 1 e poi hanno rimesso a 3 perché vabbè, a quanto pare, non so, sono caduti dalle scale e poi si sono ripresi. ABC Dragon Buster e la cazzo di ranocchia di merda dei paleozoici. ABC è semplicemente il contentino per i bambini speciali che giocano ABC, perché quel mazzo è un mazzo da persone speciali che giocano solo le persone speciali. Piangevano e le hanno detto diamo gli ABC a 3, basta, finita quella storia. È la stessa storia di Drident, uguale. Comunque sì, alla fine raga, banner un po' del cazzo, non c'è niente di spettacolare. Alla fine la banner migliore sono quando vedi le limitate a 1. Ci meritiamo Joker bannato? Assolutamente no. Però Stratus a 3, vabbè, è giusto così. È giusto così, giustamente. Giustamente. Joker ha da
Dio Dice, porca madonna, mentre invece Stratos un archetipo. Però è giusto quello. Ma sì, ragazzi, Stratos fa una carta, fa un OTK. Joker invece. Shadow Dario, ma cosa godi per Meltdown a 3? Cosa cazzo godi? Porca merda, Dio. C'è Invoker che è uscito, cazzo, nell'anteguerra. C'era mio padre che andava al lavoro con la bicicletta. Tu godi per Meltdown a 3, porca puttana. Vorrei fare una domanda a tutti i pelati connessi. Sono io. Ok, cosa ne pensi che VFD è ancora libero? Allora, come ha già espresso il nostro amico Lorenzo, quindi non voglio rubargli le parole di bocca, ma voglio rubargli altro, amico. Praticamente penso che sia una cosa giusta e non giusta, ovvero se penso commercialmente parlando, ti posso dire che appunto doveva ancora vendere un pochino Virtual World. Da quando è che è uscito Virtual World? Da un mese? Forse un po' troppo presto a toccarlo. Il problema secondo me non era neanche UFD, ma Smoke, che era una cosa che era imbarazzante da vedere. Smoke era imbarazzante, giusto così? Che è giusto, perché se ci pensiamo, adesso sto per dire una cazzata, però UFD muore da Nibiru. È una carta che va toccata, posso dirti di sì, ma magari non adesso, perché se ci pensiamo ci sono carte che lo contrastano bene. Mi sta venendo in mente Impermanence, Gamma, Calice, Droplet, Nibiru. Ci sono tante carte che lo mettono un po' nel culo. Ragazzi, la banned è questa. Non cambio una sega. Infernobile adesso, vi ripeto, sta andando a costituirsi a tirare fine mese. Thunder Mutant, giocatelo se vi divertite a sputtanare i soldi. No, non è vero. Un salutone a Mattia Morigi. Dragon Link, adesso bisogna vedere che cazzo di combo del cazzo fa. Virtual è, penso, diventato il T1 del cazzo di momento, perché sì. Zodiac Eldritch non ha subito un cazzo. Ha tolta la Buster Lock e tolta Smoke Grenade, diventano dei normalissimi combo del diventano dei T1 come ce ne sono sempre stati in questo gioco. Esatto. Siamo banned che aspettavano da tanto. Io avevo paurissimo che fosse come la banned di giugno di quest'anno, che schifo. E prossimamente giochiamo su Dueling Book, vediamo di trovare qualche down che sta a mezz'ora a dirmi che lagga. Mi puoi chiudere per favore? Ci vediamo alle prossime live dove giocherò Cancer. Esatto, bella stronzi.